Salve ragazzi, come avevo anticipato, sto riproponendo un trucco realizzato con la palette Smokey Eye della Too Faced. Avevo già realizzato uno smokey per il giorno con questi primi tre colori sui toni del marrone, poi una ragazza giustamente mi ha fatto notare che sarebbe stato interessante farne anche con altri abbinamenti, cosa che ho tentato di fare utilizzando il Fascio Smoke, che è questo qua, dove abbiamo sempre un illuminante che è il primo, e poi però abbiamo un bel verde e un bel blu scuro. Io ho realizzato già il trucco su questo occhio, spero che si veda, e passo a mostrarvi come l'ho realizzato. Stando su tutta la palpebra fissa e immobile, il primo ombretto, questo più chiaro. Lo stendo a mo' di base. E arrivo fin sotto l'arcata. Poi a questo punto prendo il secondo colore, che è questo verde, e inizio ad applicarlo dal centro in questa maniera. Senza arrivare proprio fin dentro l'angolo dell'occhio, ma piuttosto invece portandolo verso l'esterno. Lo picchietto un pochino per far mantenere il colore, arrivo verso l'esterno, lavoro un pochino l'incavo senza arrivare però troppo in alto, perché in alto ci arriverò con il colore più scuro, che in questo caso è il blu, e un pochino inizio a lavorare lungo la rima, così. E sotto. E lo congiungo. Ok. Una volta fatto questo lavoro sull'occhio, vado a prendere il colore più scuro, il blu più scuro, e lavoro solo e unicamente la parte esterna dell'occhio, andandolo a picchiettare qui all'esterno. Non uscite troppo fuori dall'occhio, perché poi andremo a sfumare, quindi non serve arrivare tanto fuori, perché altrimenti rischiamo l'effetto occhio-pista, calcolando che i colori sono già molto scuri. E poi andiamo ad applicare anche l'incavo. In questa maniera, andandolo a portare un pochino verso l'esterno e verso l'alto senza esagerare. A questo punto ci muniamo di un pennellino per sfumare e iniziamo il nostro lavoro. Cercando di farlo leggermente verso fuori e verso l'alto. E a questo punto, quando abbiamo creato la sfumatura, sempre con il pennello con cui l'abbiamo precedentemente steso, andiamo a replicarlo un pochino sotto, solo nella parte esterna. Nella parte interna lasciamo il verde che avevamo applicato prima, lo ricongiungiamo. Riportiamo un pochino verso dentro. A questo punto ci preoccupiamo di tornare al verde, che replichiamo generosamente nella parte mediana dell'occhio,
con il pennellino per le sfumature, lo andiamo un pochino a lavorare, ad amalgamare e leggerissimamente a portare verso l'interno, senza però arrivarci, perché l'interno lo lasceremo luminoso. Inutile dire che tutti gli eccessi di prodotto che andavano tolti, mettendo un pochino di cipria sotto in modo tale che fosse più facile poi rimuovere il tutto, io non l'ho affatto, però voi lo sapete che siete più brave e più accorte di me e lo farete. A questo punto, con un altro pennellino in uno sporco, riprendiamo la parte più chiara e la andiamo ad applicare proprio all'interno dell'occhio, creando un bel punto luce, un pochino anche sotto in questa maniera. E la continuiamo a sfumare fino all'arcata. Questo colore in modo che non rimanga nessun tipo di pallone. Una volta fatto questo, sempre con il pennello per sfumare, amalgamiamo i tre colori. A questo punto, ancora con il pennello dove avevamo applicato il punto luce, insistiamo un pochino nell'incavo, picchiettando. E poi andiamo a lavorare il punto centrale dell'occhio per dare, così leggermente picchiettando senza portare tanto in giro il colore, per dare, eccola, una luminosità ulteriore all'occhio. Ultimo passaggio, con il pennellino con cui abbiamo lavorato i colori scuri, rivado con il blu un pochino, eccolo qua il blu, ad insistere lungo l'incavo per dare profondità e ad insistere qui nella parte più esterna dell'occhio. Lavoro un pochino, la parte leggermente fuori dove serve e ancora lo vado a sfumare con il pennello più grande. A questo punto l'occhio è pronto. Io vi suggerisco, per ingrandirlo un pochino, perché il trucco è molto carico, in questo caso la matita bianca, come volete voi, da applicare così all'interno dell'occhio. Mia idea ultima è di applicare questo eyeliner di Collistar, che è un eyeliner professionale nel colore 16, qui non si legge, ma ve lo dico io, color pavone, ed andarlo a applicare con una riga leggerissima. Solo sui tre quarti dell'occhio. Ecco a voi il trucco realizzato con la combinazione Fashion Smoke della palette Too Faced. Io spero che il trucco si veda. Che vi piaccia. Ho utilizzato come blush questo, il Posy Tint della Benefit, che è un rosa molto molto delicato, perché gli occhi sono già importanti di loro, applicandone
qualche goccia sullo zigomo e poi mando la delicatamente con un pennellino. Ho applicato lo stesso blush anche con il rossetto. Questo non è propriamente un blush, ma è un lip stain, un prodotto per guance e labbra. E per chi fosse interessata, oggi non ho usato la solita base Benefit Lemonade, ma ho usato questo qua, che è un correttore della Lancôme a lunga tenuta nel colore 04 beige rosé, che ho applicato abbondantemente prima e anche un pochino dopo la fine del trucco per andare a schiarire bene la zona intorno all'occhio. Io spero che questo look molto intrigante, molto colorato vi piace, vi mando un grosso bacio, oggi la postazione è diversa, la camera di mio figlio per motivi logistici, e a presto.